Questa meraviglia di cucciola l'abbiamo chiamata Gloria. Gloria è stata trovata a Ginosa Marina. Alcuni ragazzi hanno chiamato per dire se potevano portarla in canile, noi abbiamo detto che dovevano prima rivolgersi ai vigili e così loro hanno fatto. Ogni volta rimaniamo sempre nel dubbio, l'avranno trovata veramente oppure sarà stato il loro cane per un po' e poi avranno deciso di disfarsene. Ormai si fa così. Si va dai vigili, è facile, si dichiara di aver trovato il cane e il cane entra da noi in canile. Ma come si fa? Come si fa ad abbandonare una creatura così? Perché non l'hanno tenuta? Cos'era? Un sacco della spazzatura? Questo non possiamo dirlo comunque, è soltanto un sospetto che noi abbiamo perché troppi cani arrivano con questo sistema. Purtroppo, con il fatto che i vigili non fanno nulla per imporre il microchip alle persone, queste possono in qualunque momento dichiarare che il cane non è loro. E qui la storia degli abbandoni non ha mai fine. Povera Gloria, che colpa hai tu? Ti sei fidata di chi ti ha preso in casa e poi sei stata sbattuta qui in canile. Faremo in modo adesso che tu in canile ci resti il meno possibile, perché sei una cucciola splendida. Solo 3 mesi, ha detto oggi la dottoressa che ti ha vaccinato. 3 mesi e già sei così bella grande, quindi è chiaro, diventi tipo pastore tedesco. Spettacolare sei, amore mio. Bellissima, tutta nera di qui, focata, con le zampine bianche. E il carattere che hai, che splendido carattere, affettuosa, giocherellona. Si vede che sei stata con le persone, non sei un cane randagio tu. Povera Gloria. Quando ti sei vista qui in canile, da una casa al canile, chissà come ti sei sentita. Adesso però, se vai in una casa, sarà la tua casa definitiva, amore. Eh? La troviamo una bella famiglia? Fai vedere gli occhioni belli. Dillo tu. Adottatemi. Adottatemi, sono dolcissima. Farò la vostra felicità. Ciao, Gloria. Ciao, splendore. Buona fortuna.